Allora, buonasera a tutti, io sono Raffaele Perri, sono il maestro del Platania Scherma, che è un'associazione che ormai vive, diciamo, di esperienza da almeno una ventina d'anni a Platania. Negli ultimi anni stiamo sicuramente crescendo ed è, insomma, promuoviamo la scherma in tutto il territorio platanese. Partecipiamo a varie competizioni durante tutto l'anno, sia a livello interregionale, regionale e soprattutto nazionale. Allora, per quanto riguarda questa manifestazione, insomma, noi abbiamo il piacere di collaborare insieme alle altre associazioni, perché è giusto, insomma, fare in modo che a Platania tutti collaborino. È importante, insomma, la collaborazione, perché per realizzare queste manifestazioni la presenza di tutti è fondamentale. Quindi se io avessi rifiutato sicuramente non sarei rimasto contento, perché era un modo anche come escludere la partecipazione alla manifestazione. Quindi, insomma, io insieme a qualche altro ragazzo siamo venuti, insomma, a dare una mano. È importante quindi esserci. La manifestazione viene realizzata in proseguimento per dare continuità a ciò che viene organizzato da ormai 2 anni in estate, per quanto riguarda quindi il Festival dell'Erranza e della Filoxenia. Fare questa tappa, diciamo, in inverno qui a Panetti è stata una scelta particolare, per andare a coinvolgere un borgo che è abitato durante l'anno da pochissime persone, ed è un modo, in un certo senso, per provare a farlo rivivere, perché rivivere sicuramente questo tipo di esperienze, di attività che abbiamo fatto oggi, è come ritornare un pochino indietro nel tempo, passare per le vie di casette adesso abbandonate, come, insomma, rivivere dove stavano, ad esempio, i nostri antenati. E questo qua è sicuramente un punto che abbiamo voluto mettere in risalto. La giornata si è sviluppata in questo modo: c'è stata prima l'escursione alla Tiglia, in cui, insomma, le persone hanno potuto vedere questa particolarità che c'è qui in questa zona, questo ruscello, questa cascata d'acqua. E poi dopo c'è stata la prosecuzione della manifestazione con il convivio dell'errante, e poi con la natività, che è stata rappresentata dai ragazzi, e infine, insomma, il gruppo che sta suonando, insomma, questi canti natalizi.